è andato a Lucca, dove un gruppo di ristoratori, in segno di protesta, ha deciso di affiggere la bolletta all'ingresso dei propri ristoranti per far vedere la bolletta di un anno fa e la bolletta di oggi. Marcello, ce la leggi tu? Ecco qua. Ecco qua Simona, buongiorno da Piazza Anfiteatro, buongiorno da Lucca. Siamo davanti a un ristorante che ha deciso di mettere proprio in mostra le cifre delle bollette. Giugno 2021, giugno 2022, 757 euro contro 1539, più del doppio, il 60% in più. Qui era giugno. Luglio invece 869, 1621 euro quest'anno. Simona, essendo poi in una zona Raddoppiate turistica molto praticamente. bella, raddoppiate, raddoppiate, guarda la zona, queste sono le bollette della luce. Tu pensa che praticamente l'aria condizionata la si usa il giusto, anche perché si mangia prevalentemente fuori. Però le cifre sono esageratamente alte e c'è la preoccupazione, ne abbiamo sentito il programma, sia per il gas che per la luce per la stagione che verrà, settembre, ottobre, novembre e via andare. Qua con me a rappresentare categorie di ristoratori e non solo della Lucchesia, facciamo parlare Simona. Buongiorno Simona, si avvicini per favore. E lei è la titolare del ristorante che ci ospita in questa piazza bellissima. Meravigliosa. Ma qua cosa possiamo fare? Cosa si può fare di più? Queste bollette fanno paura. Intanto io rubo delle bollette, ne vedo altre, Simona, 1800 euro, cioè bollette veramente esagerate per altri ristoranti. Qua abbiamo Ecco una Marcello, pasticceria che intanto fa voglio quanto? chiedere, chiedi loro intanto come Guarda, Simona, fanno in aspetta, questo momento a 5000. far fronte a questi rincari, cioè quali misure sono già stati costretti a prendere? Allora, non possiamo ridurre assolutamente i nostri consumi. I nostri consumi sono ridotti al minimi, quindi teniamo acceso tutto ciò che ci serve esclusivamente per lavorare, quindi non possiamo ridurre niente. Quello che possiamo fare è chiedere degli aiuti assolutamente urgenti. Non possiamo attendere un nuovo governo, gli aiuti devono arrivare adesso, dobbiamo affrontare un inverno, non possiamo permetterci una nuova chiusura. Per non chiudere noi abbiamo bisogno di aiuti. Gli aiuti sono sui tavoli, sono in discussione, possono essere quelli del credito d'imposta, non venite a parlarci di dilazioni, perché le dilazioni sono un palliativo, quindi Certo, vuol dire dilazionare le che non pago bollette non oggi, ci ma serve a poi pago niente. comunque domani e il problema Ma si ripropone. assolutamente. Cioè, arriviamo già da 2 anni di Certo, pandemia, certo. dite voi, e quindi giustamente abbiamo già il carico Abbiamo di 2 anni di dilazionato quello che chiusura. potevamo dilazionare. Esatto, quindi noi dobbiamo stare aperti, lavoriamo in città d'arte, dobbiamo dare dei servizi ai nostri cittadini, ai turisti, non possiamo permetterci sicuramente di chiudere Senta, signora e Simona, però ridurre i so che costi è voi impossibile. una proposta per cercare di ovviare al rincari energetici l'avevate fatta. Noi quello che chiediamo come intervento può essere soltanto il credito d'imposta, cioè per avere una liquidità e avere la possibilità di tenere i nostri locali aperti, l'unica è il credito d'imposta. Anche perché, cioè, o pagate le bollette o le pagate, perché non si può fare altrimenti, perché a Lucca, in città, cosa non si può fare? Non si può fare sicuramente fotovoltaico, potrebbe essere una soluzione, Ecco, è voi una cosa che avevate abbiamo chiesto di messo. poter mettere, se Certo, non sbaglio, i pannelli sui assolutamente tetti sì. delle vostre attività in Sì, maniera tale da. poteva essere una E soluzione. invece? Però in questo momento sovrintendenza, centri storici non ci ha permesso. E non solo, Simona, non solo centri storici, perché abbiamo anche una rappresentante che sta fuori dalle mura storiche, quindi non centro storico, comunque siamo vicini, ha una pasticceria, un bar pasticceria, con una bolletta l'abbiamo vista a 5.000 euro, anzi 5.064 euro, a lei servirebbero alla grande i pannelli fotovoltaici, invece la risposta è? No, non li possiamo fare assolutamente, anche perché comunque abbiamo l'attività instabili che hanno un condominio, fanno parte di un condominio, quindi no, non è che è una decisione che spetta soltanto a noi e comunque c'è la sovrintendenza che, essendo appunto in prima periferia, non ci consente questa Quindi è soluzione. sempre solo la E, sovrintendenza come che diceva la mia dice collega, no, non è una possiamo questione sicuramente quindi ridurre i di vincoli è una questione di paesaggistici. sovrintendenza. Sì, la sovrintendenza sicuramente, poi comunque non è Vincoli paesaggistici. Ecco vincoli paesaggistici, sì. Simona. Tanto se vuoi andiamo a Allora, vedere altre aspettate un bollette. Qua attimo, abbiamo un Marcello. Sì, no, 2009. no, lo Ah, vedo, lo ok. immagino. La situazione veramente è incandescente, però Ok. voglio tornare da Toccalini. Ha sentito, in questo caso anche le sovrintendenze, e non è la prima volta che noi raccontiamo qui in diretta
quanto anche l'impegno e la buona volontà dei cittadini sia ostacolato poi da una burocrazia che non aiuta. Non si può in questo caso